è sembrata questa esperienza di oggi con i ragazzi? E come ho detto allora, è stato molto bello, per me è molto molto bello. Adesso posso dire che io con squadra, con società, cercherò di organizzare sicuramente un'altra volta per altre scuole, perché sarebbe bello per altri ragazzi e soprattutto anche per noi, perché i bambini ti trasmettono solo energia positiva. A livello di preparazione, come vi state appunto preparando a questi match delicati con la Lube? Abbiamo iniziato ieri, dopo 2 giorni di riposo, c'è un po' di tempo per allenarsi, recuperare le energie, quindi dopo un po' di tanto tempo avevamo bisogno di questa settimana di lavoro, e sicuramente che cerchiamo di migliorare queste piccole cose che si possono migliorare, non più di tanto. Se dovessi scegliere tra Champions League e Scudetto, qual è l'obiettivo che preferiresti centrare? Difficile scegliere, perché un sportivo vuole arrivare su tutti i fondi fino alla fine. Io ho sempre detto che personalmente ci tengo un po' più Scudetto, però adesso quando siamo vicino al Champions non posso abbandonarla, quindi è difficile. Andiamo avanti, speriamo di andare più possibile avanti in tutti e due campi. Ma come hai detto tu, un periodo di super pieno di avvenimenti, adesso invece grande vittoria in gara 2, 2 giorni di stop, insomma, ve la siete goduta pesantemente questa piccola vacanza. Sì, sicuramente avevamo bisogno di un piccolo recupero, di riposo, un respiro. Ci ha aiutato e adesso c'è però da lavorare. Subito siamo messi in disposizione al nostro allenatore. Ci sono stati tanti cambiamenti in gara 2 anche dal punto di vista tattico. Te ne aspetti tanti anche in gara 3 o insomma si fa fatica a cambiare ogni volta adesso che tornerete a giocare con la Lube tante volte? Pensavi nella nostra squadra o in generale? No, in generale. La partita sono 2. Ma è normale, in una semifinale di playoff, quando giocano due grandi squadre forti come la Lube e noi, è normale. Ognuno cerca di fare qualcosa meglio, quindi sono tattiche di migliorare la tecnica, di portare quella tattica fino alla fine aiuta. Poi dipende anche di l'ingresso di Santiago, è stato molto importante. Dragan poi quando rientra per fare il suo lavoro in campo ha fatto sempre molto bene, quindi abbiamo avuto anche un grande aiuto da panchina, quindi è molto importante nella serie di playoff.